Alessandro, avete appena terminato la presentazione del vostro libro Insorgiamo, hai usato un termine che ha colpito parecchio, hai detto dobbiamo volerci bene, bisogna volersi bene, prova a specificare. Il volersi bene nasce dalla consapevolezza in realtà che siamo molto più uniti di quanto ci voglia far credere una società in cui è morte tua, vita mea, no? Così. Chiaramente nasce dalla consapevolezza appunto di uno, di un percorso che fa anche a livello suo più interiore, in cui non vede se stesso come separato da tutto ciò che lo circonda. E in quello spirito penso uno ritrova veramente l'essenza della lotta, perché o siamo uniti e ognuno cerca di essere uno per l'altro, o se no non c'è soluzione a un mondo in cui ognuno è contro l'altro, no? Questa cosa, noi non bisogna cascarci in quella trappola fatta della follia dell'uno contro l'altro. Se ci facciamo caso, per esempio i padroni del mondo, i cosiddetti padroni del mondo, che poi alla fine veramente fanno nella storiellina, alla fine del T-Rex, no? Così che ha fregato tutto e arriva la mia teoria, no? Quella battutina avevo fatto la storiellina per bambini, no? Il liberismo spiegato a bambini. Uno si accorge appunto, se non cerchiamo di essere veramente uniti e volerci bene, veramente, non possiamo creare. Noi siamo la maggioranza e ci troviamo a confrontarci, a lottare contro un sistema che è gestito da pochissime persone. I padroni in mondo, appunto, come dicevo, sono veramente pochi in rispetto a quanto è il popolo, dalla massa, della gente, oltretutto che si trova in difficoltà. La domanda è perché noi non riusciamo a creare una massa veramente critica nei confronti di pochi che vogliono imporre un sistema sbagliato? E perché non cerchiamo di andare nella direzione dell'unità, nella diversità? Se noi facciamo nostra nel modo lì, qualcosa può cambiare, se no non funziona, non può funzionare. E questo insomma è un po', ecco, il concetto di volersi bene. Di volersi bene nasce appunto da una consapevolezza di essere uno con gli altri, di stare nell'empatia con l'altro, no? E quell'empatia nasce appunto da una consapevolezza. Alessandro, vedi delle analogie fra la vostra lotta e la trentennale lotta in Val di Susa? Allora sì, chiaramente lì, anche lì tu vedi una comunità chiaramente ognuno ci avrà le sue storie, chiaramente, no? Chi verrà dall'ambiente cristiano, chi verrà da un ambiente appunto religioso di altra corrente, qualcuno politico, qualsiasi, ci saranno gli altri, ci saranno tutti, però ciò vedano un problema comune e si uniscano e cercano di andare avanti insieme. Infatti lo senti, anche i miei compagni sono andati lassù perché sentono comunque un'area che è familiare, che è fatta appunto di gente che cerca di essere unita di nuovo nello stesso concetto, nella diversità, e questa è una ricchezza. Un'ultima domanda, sì? Avete raccontato comunque di un grosso percorso che c'era stato preventivamente, sì. Cioè non era una storia, sì, non no, è tanto una storia, perché sì, altrimenti probabilmente vi avrebbero piallato velocemente, no, assolutamente. Ma tu pensi che non si aspettassero una reazione così forte e decisa e compatta da parte vostra? Non se l'aspettavano? E se sì, può esserci che in qualche modo questa chiusura potesse avere a che fare con quella vostra forza che avevate già prima? Allora, dicendo se la scoperta, allora penso delle volte noi delle volte ci sta un'idea come se questi dell'alta finanza ci abbiano chissà quale lungimiranza. Allora, certo, noi ci siamo chiesti in che punto del calcolo siamo loro, perché. Però penso una reazione in quel modo così forte non se l'aspettava. Cioè, tenendo conto, io ti parlo da una persona che appunto era lì dentro, che gli stavamo mettendo un robot fino al giorno prima, avevano speso migliaia e migliaia di euro, allora dicono, ma loro lo sapevano che quella stabilimento chiudeva? Perché facevano lavorare queste ditte esterne a mettere il robot e c'erano tutti i robot e cose? È che semplicemente loro guardano i numeri, ma manco sanno che succede. Quindi io penso che loro a un certo punto gli è piaciuto, avranno fatto, ma spostiamo i capitali, facciamo così e così, senza chiedersi i robot, perché si va a spendere soldi nei robot, perché abbiamo lasciato tanta roba ancora dentro, tutti i materiali, già cosa. Loro non gli può fregare di meno, perché loro gli interessa. Interessi numeri, no? Gli interessi numeri. Quindi cioè, a un certo punto c'è stato un momento e noi ha detto, ma in che punto siamo il loro calcolo? E poi a un certo punto ci siamo accorti che probabilmente eravamo fortemente fuori dal loro calcolo, perché non si aspettava una reazione in questo modo. Perché
anche lo stabilimento in Germania, lì lo stiamo chiudendo, anche lì a Birmingham lo stiamo chiudendo, e non hanno avuto quella reazione che hanno avuto con noi. Quindi arrivo per dire di questo Borgomeo, per dire, è un qualcosa che fa pensare che a un certo punto questo signore viene, Renziano, Leopoldino, che gli abbiamo detto: tieni un po' di soldini, guarda, fa ripartire qualche cosa, e comunque cerca di fargli fare la fine della rana bollita a questi tipi. Ed è un po' così, è tutto in movimento in continuazione. E non so a questo punto anche a che livelli del loro calcolo siamo, perché ho detto, secondo me non se l'aspettava. Grazie. Di niente, grazie a te.